lei medici, controlli anti-Covid dei carabinieri, scattano multe e chiusure di attività commerciali. Castellammare ieri seduta aperta del Consiglio Comunale sul crollo del ponte San Bartolomeo. Marsale carabinieri in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Paolo Borsellino. Marsale il 22 dicembre al Teatro Impero, serata di beneficenza con Salvo La Rosa e Enrico Guarneri. Calcio, Coppa Italia d'Eccellenza, il Mazzara stacca il pass per le semifinali. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Controlli anti-Covid dei carabinieri nel Trapanese, ad Erice e Salemi sono scattate alcune multe e la chiusura di alcune attività commerciali. Sentiamo. Multe e chiusure di attività commerciali. E questo è il bilancio di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri nel Trapanese sul rispetto delle norme anti-Covid, in particolare sul Green Pass. A Salemi i carabinieri della locale stazione hanno scoperto che il titolare di una pizzeria era sprovvisto della certificazione verde. Per l'uomo quindi è scattata la multa prevista di 400 euro oltre alla chiusura della pizzeria per 3 giorni. Ad Erice, nel corso di un'attività ispettiva presso un ristorante, i carabinieri della locale stazione hanno multato l'esercente e un cliente di 57 anni. Il cliente, sottoposto a controllo mentre si trovava seduto ad un tavolo all'interno del locale intento a consumare la propria ordinazione, è stato trovato in possesso di un Green Pass base rilasciato a seguito di un tampone e non del Super Green Pass necessario per accedere nel locale di ristorazione. Il cliente e il titolare del ristorante sono stati raggiunti pertanto dalle sanzioni amministrative previste dalla legge. Sono stati 6.168 i nuovi casi registrati nella settimana appena trascorsa, tra il 6 e il 12 dicembre, con una sensibile ripresa della crescita dell'incidenza sul territorio regionale pari al 30% rispetto alla settimana precedente. Il dato è stato diffuso dal Dipartimento Attività Sanitarie della Regione. L'incidenza cumulativa settimanale si è attestata al valore di 127 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il rischio più elevato in termini di nuovi casi su popolazione residente si è registrato nelle province di Caltanissetta, Messina, Catania e Trapani. Il trend in incremento si è manifestato in tutte le fasce d'età, ma quelle che hanno continuato a sostenere la curva epidemica si collocano tra i 6-10 anni e gli 11-13 anni, con un'incidenza più che doppia rispetto alla media della popolazione generale. L'andamento dei contagi si è accompagnato anche ad un incremento di nuove ospedalizzazioni. Il 78% dei soggetti attualmente ospedalizzati sono non vaccinati o non hanno completato il ciclo di vaccinazione. Nella settimana dall'8 al 14 dicembre continua a registrarsi un incremento delle dosi booster, mentre si evidenzia un decremento nelle prime dosi rispetto alla settimana precedente. Complessivamente i vaccinati con dose booster sono 663.925. I vaccinati con almeno una dose si attestano all'83,63% del target regionale, gli immunizzati all'80,95%, il 16,37% del target resta ancora da vaccinare. Da oggi 16 dicembre è iniziata in Sicilia la campagna vaccinale dedicata al target dai 5 agli 11 anni, che secondo i dati Istat ha una popolazione di 309.928 soggetti. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno consegnato ieri dei doni ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale Paolo Borsellino. I militari dell'arma hanno trascorso alcune ore in reparto parlando e giocando con i piccoli degenti, felicissimi della sorpresa ricevuta. Si è svolta ieri sera presso l'aula consigliare di Palazzo Crociferi a Castellammare del Golfo la seduta straordinaria urgente e congiunta dei consigli comunali di Alcamo e Castellammare per discutere sul crollo del ponte sul fiume San Bartolomeo avvenuto nella notte dell'11 dicembre a causa delle forti piogge. I due consessi civici hanno votato all'unanimità un ordine del giorno e stabilito di creare un'apposita commissione consiliare per vigilare sull'iter di ripristino della viabilità dopo il cedimento del ponte.
via alle domande per i contributi a fondo perduto e sui finanziamenti ottenuti dalle imprese siciliane danneggiate dalla pandemia. L'IRFIS Sicilia su affidamento della Regione Siciliana ha proposto dall'Assessorato all'Economia ha pubblicato l'avviso per la concessione dell'agevolazione. Il plafond a disposizione ammonta a 100 milioni di euro. L'agevolazione è concessa con procedura a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Destinatari della misura sono le piccole, medie e micro imprese che hanno sede legale o operativa in Sicilia. La condizione è che sia stato loro erogato un finanziamento da banche o intermediari finanziari e che abbiano subito danni economici consistenti in una riduzione del fatturato 2020 non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. Le domande possono essere presentate sino alle ore 17 del prossimo 28 febbraio. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. L'amministrazione comunale di Mazzara ha dato il via libera ad un protocollo d'intesa tra il Comune e l'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR per la realizzazione di progetti in ambito ambientale con focus sulla mobilità, sulla qualità dell'ambiente e dell'aria, della gestione intelligente dell'energia e dell'economia circolare. In particolare la convenzione, che avrà durata biennale, prevede la compartecipazione alle linee di indirizzo per la redazione del piano urbano di mobilità sostenibile, oltre a interventi in ambito ambientale che saranno specificati nei dettagli con ulteriori atti esecutivi. Il protocollo sarà firmato nei prossimi giorni. Carlo Santo Donato, 52 anni, palermitano, è stato confermato responsabile di presidio FLEI CISL Palermo Trapani nel corso del secondo congresso che si è svolto a Palermo. Alla presenza del segretario generale CISL Palermo Trapani, Leonardo Lapiana. Ora, ha affermato Santo Donato, dobbiamo guardare al futuro perché la transizione energetica deve essere un'occasione per il territorio, per le aziende, ma soprattutto per i lavoratori del settore che per colmare i vuoti di organici sono costretti a sostenere maggiori turni di reperibilità e carichi di lavoro insostenibili. Il PNRR rappresenta l'occasione per fare grandi investimenti, per creare imprese e posti di lavoro in una terra martoriata dove la povertà socio-economica è di gran lunga superiore che nel resto del paese. Con il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco di Capobello Castiglione, nelle giornate di sabato e domenica l'Azione Cattolica, con la collaborazione di alcune associazioni, allestirà un gazebo all'interno della villa comunale per sostenere la campagna di Natale promossa dalla Fondazione Teleton. Il gazebo sarà aperto sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. E si terrà il 22 dicembre al Teatro Impero di Marsala l'evento organizzato dall'Associazione Batticuore Batti Onlus in collaborazione con l'Associazione Culturale Ciuri dal titolo Risate con tutto cori con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa. Dell'evento di solidarietà sentiamo il presidente dell'Associazione Batticuore, il dottore Gaspare Rubino. Con il dottore Gaspare Rubino, presidente dell'associazione Batti Cuore Batti Onlus, che organizza una serata il 22 dicembre al Teatro Impero di Marsala con Salvo La Rosa e Litteri. Una serata all'insegna del relax, della leggerezza, del divertimento, ma che coniuga anche la prevenzione sanitaria e cardiologica in modo particolare. Che serata sarà? È un rivederci, finalmente. Possiamo utilizzare finalmente i luoghi di spettacolo e quindi abbiamo pensato di riunire tutti gli amici di Batticuore e tutte le persone di gli uomini e le donne di buona volontà di questa provincia a stare insieme, a fare una serata rilassante con l'occasione
prima delle feste natalizie per farci tutti gli auguri, per buttarci indietro questo brutto periodo e speriamo di andare verso un anno sicuramente migliore. Oggettivamente, per fare gli auguri a tutti gli operatori sanitari che sono stati in gambissima, specialmente in questa città, perché siamo stati di punto di riferimento del Covid, e soprattutto per comunicare che Batticuore c'è sempre stata e noi l'abbiamo voluta come serata di solidarietà. Tutti insieme, perché Batticuore vive di solidarietà da sempre, dal 5 per 1000, e quindi questa serata sarà un incontro di solidarietà, soprattutto anche per parlare di un altro bel progetto che stiamo già mettendo in campo a maggio, perché con il gruppo dell'UNESCO di Marsala stiamo mettendo su un convegno scientifico unito alla presenza di ragazzi delle scuole alberghiere che prepareranno dei piatti e la cui tematica sarà quella della dieta mediterranea, che è il fondamento di tutte le prevenzioni, non solo delle prevenzioni cardiovascolari, ma anche delle prevenzioni di tutte le malattie. Dottore, allora appuntamento al 22 dicembre alle 21.30 al Teatro Impero. Sì, invito tutti a venire e a partecipare a questa bella serata, anche perché abbiamo scelto due grandi professionisti della risata come la Rosa e Litterio, e ricordo una cosa che un mio grande amico a tutti noto, perché è stato il primo presidente di Batticuore, diceva sempre: una risata allunga la vita. Vi aspettiamo tutti. Si celebra oggi il 21° anno di sacerdozio di Don Antonio Favata, cappellano dell'ospedale Belaiello di Mazara. Il gruppo VOM, Volontari Ospedale Mazara, esprime gli auguri di buon anniversario a Don Favata, che nel pomeriggio presiederà la messa di ringraziamento alle 18 nel Santuario della Madonna del Paradiso. Domenica in tutte le parrocchie della diocesi di Trapani si terrà una raccolta straordinaria destinata alle famiglie di Ravanusa colpite dall'esplosione di sabato scorso. Le offerte raccolte saranno inviate dall'economo diocesano all'arcidiocesi di Agrigento per gli interventi necessari. Alla Camera di Commercio Italiana di Dubai è stato inaugurato lo sportello della Regione Siciliana per promuovere le attività dei distretti produttivi riconosciuti dalla Regione negli Emirati Arabi in occasione di Expo 2020. Il desk a disposizione delle imprese siciliane è stato realizzato dall'assessorato regionale alle attività produttive in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi. All'inaugurazione dello sportello ha partecipato tra gli altri l'ex assessore del governo Musumeci Sandro Pappalardo, responsabile della presenza della regione siciliana all'Expo. Nello sportello sarà garantita assistenza tecnica, logistica e una vetrina online alle aziende sul sito della Camera di Commercio Italiana. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. Dalla scorsa settimana la turnazione idrica ad Alcamo è tornata a regolare dopo due mesi di incessanti piogge che hanno creato numerosi danni su tutto il nostro territorio comunale. Sul sistema idrico e fognario è finalmente ripresa la distribuzione ordinaria dell'acqua su tre giorni, ha dichiarato l'assessore al servizio idrico integrato Vito Lombardo. Inoltre sono riprese le riparazioni idriche e fognarie, il ripristino dell'asfalto, tutti interventi che nostro malgrado sono stati fatti a singhiozzo perché difficili da effettuare sotto le piogge, ha proseguito ancora l'assessore Lombardo.
Ed ora lo sport calcio. Si è giocata ieri pomeriggio allo stadio Nino Vaccara di Mazara la partita Mazara Pro Favara, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenze. I canarini hanno vinto per 2-1. Vediamo gli highlights. Adesso Guaiana in avanti dopo la sovrapposizione di Bulades. Guaiana prova a mettere in mezzo per El Amraoui. El Amraoui prova la conclusione, palla che finisce a Melia e il Mazara è in vantaggio. Quando siamo al quinto minuto la sblocca ancora una volta Calogero Melia. Arriva il rinvio della difesa del Mazara, Lombardo direttamente per Guaiana che entra in area. Guaiana la mette giù col sinistro, ci prova. Adesso palla per Melia che controlla sull'auto di sinistra, lancia Zerillo che prova a mettere in mezzo dove c'è El Amraoui. Il sinistro di El Amraoui però termina alto. Palla allargata sulla destra. È un cross in mezzo a cercare Garriga che anticipa Lombardo. Battuta quasi a sorpresa il calcio di punizione. Bulades mette in mezzo dove però Frida adesso prova a saltare un avversario. Trova Rinoldo che prova il destro da fuori. Blocca Pizzolato. Tanto brutto pallone perso da Bage. King recupera la sfera per la Pro Favara e serve Contino che rientra sul destro e prova a calciare. Pizzolato in tuffo. Non è dai piedi però Bossa resiste. E serve ancora una volta Giuffrida che prova il sinistro da fuori. Pizzolato in tuffo. Rischia qualcosa. Poi è Maniscalchi che controlla all'interno dell'area. Rischia qualcosa, perde il pallone. Vince un paio di rimpalli il giocatore della Pro Favara e poi palla in mezzo per Fallea che mette in rete. Dunque la Pro Favara trova il pareggio al 33esimo. Fa altrettanto con il suo diretto avversario, ne vince addirittura due contrasti e poi si lancia. Palla adesso per Melia che entra in aria, ancora Melia! Melia calcia in porta e trova l'opposizione di Sendin. Adesso El Amraoui prova a mettere in mezzo la sfera, palla che arriva nella zona di Rallo che si coordina, la palla termina sull'esterno della rete, poi la difesa della Pro Favara prova a liberare, adesso è Maniscalchi che controlla la sfera sulla destra, Bage, colpo di testa, palla fuori di un soffio. Prova a portarsi in avanti ma perde il pallone sulla pressione di Federico che poi col sinistro prova a lanciare Guaiana. Controlla la sfera, supera Sendin, Guaiana controlla e il Mazara torna in vantaggio. Al 60esimo minuto è Guaiana a riportare in avanti i canarini. È Aureliano, l'arbitro non ravvisa nulla di irregolare. El Amraoui prova a lanciare in avanti Federico che protegge la posizione su Fallea. Prova il pallonetto, palla di poco a lato. Pessio prova a superare due avversari, ci riesce. Pessio si porta al limite dell'area, palla sul fondo, sul fronte opposto. Vediamo Rinoldo che salta un avversario, poi prova la conclusione, la sfida d'andata. Dunque si andrebbe ai rigori. Adesso vediamo palla in mezzo, pericoloso colpo di testa da parte di Marchica che forse subisce fallo sulla pressione di Federico. Zerillo prova a lanciare in avanti Guaiana, arriva però il triplice fischio dell'arbitro. E seguiamo adesso le interviste realizzate al termine della partita. Se la siamo giocata, anche se eravamo un po' rimaneggiati, visti gli infortuni di domenica, quindi abbiamo schierato tanti ragazzini, tanti under, quindi, però tranne diciamo, i primi 15 minuti dove si è partiti male, malissimo, e loro giustamente e meritatamente sono passati in vantaggio, il Mazara, e ha avuto anche qualche altra occasione. Però poi ci siamo svegliati, abbiamo avuto una reazione, abbiamo cominciato a giocare, ci siamo messi in maniera diversa in campo e poi il secondo tempo potevamo anche fare qualcosa in più. Il rammarico rimane perché quando esci da una competizione, quando perdi anche dopo una prestazione importante come domenica scorsa, il rammarico ci sta, però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato tutto. È stata una vittoria sofferta, è stata una partita combattuta, però alla fine abbiamo vinto, direi che il passaggio del turno è meritato. Oggi per noi era diciamo, il riscatto della partita di domenica, ma soprattutto era importante per il passaggio del turno di Coppa Italia. Siamo partiti molto bene, già nel primo tempo abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni importanti davanti al portiere avversario che abbiamo sbagliato, e questo è merito nostro perché sicuramente potevamo già nel primo tempo essere in vantaggio almeno di un paio di gol. Poi gli avversari sono riusciti a segnare su una nostra veramente disattenzione pazzesca in difesa. Ma alla fine siamo riusciti comunque a far nostra la partita, quindi bisogna dare merito ai ragazzi perché comunque hanno lottato fino alla fine, ci hanno creduto,
e ripeto, il passaggio del turno secondo me è meritato. L'avevamo preparata così, infatti noi i primi 20 minuti siamo andati molto forte e potevamo già essere sul 2-0 dopo 20 minuti. Così non è stato ed è chiaro che quando parte così forte poi un certo calo a livello fisico c'è, devi pure rifiatare, ma nel momento in cui rifiati devi comunque controllare la partita. Invece la partita è passata nelle mani dei nostri avversari ed abbiamo avuto delle difficoltà. L'abbiamo un po' ripresa dopo che loro hanno pareggiato e questo è un altro aspetto dove noi dovremo migliorare in futuro. E la telecronaca della partita Mazara-Profavara sarà trasmessa dalla nostra emittente questa sera con inizio alle 21:45. Grande soddisfazione da parte della società della Mazarese per l'individuazione di 4 giovani giocatori locali tesserati con la squadra che sono stati convocati nella squadra rappresentativa regionale juniores in vista del torneo delle regioni 2021-2022. Si tratta dei giocatori Crisaldi, Perrone, Angileri e Giordano, accompagnati dal dirigente Salvatore Adamo. Si sono recati al primo incontro preparatorio presso lo stadio comunale di Castellammare del Golfo. E siamo arrivati al termine del telegiornale, grazie per averci seguito, arrivederci.